Aurora Ramazzotti, Lilli da un dolce buongiorno a tutti. Sul profilo Instagram di Aurora Ramazzotti spunta il musetto riccioluto di Lilli, splendida barboncina di casa Hunziker Trussardi che augura il buongiorno a tutti i fan della figlia di Eros. Il suo musetto dolcissimo e solare è l'ideale per iniziare al meglio la settimana. Aurora Ramazzotti si sveglia con Lilli, dolce il buongiorno. Spunta il sole o arriva la nebbia? Dell'ennesimo lunedì mattina e la voglia di iniziare la settimana non è sempre al top dopo il weekend, ma ecco la panacea di tutti i mali a casa di Aurora Ramazzotti, il musetto dolce e peloso di Lilli, la bellissima cagnolina di Michelle. I fan della figlia di Eros hanno avuto un buongiorno dolcissimo grazie ai riccioli nocciola di una delle barboncine più famose d'Italia che, l'anno scorso, è persino diventata mamma. La gravidanza della piccola Lilli, in effetti, è stata documentata su Instagram dalle sue padroncine, che erano emozionatissime nel vedere la cagnolina in dolce attesa, in piena ed esuberante forma fisica. Sto diventando nonna, aveva scritto la mamma di Aurora su Instagram, dopo aver postato una delle prime ecografie dell'amata cagnolina, tutta la famiglia, ovviamente, non vedeva l'ora di vedere il nuovo cucciolo. Aurora, Sole e Celeste sono state ben presto accontentate, a 3 mesi di distanza dal post della cagnolina in dolce attesa, pubblicato i primi di settembre, ecco che arriva il lieto annuncio. Lilli ha fatto un regalo di Natale in anticipo alla sua famiglia, con il suo bellissimo e tenero cucciolo. Il nome scelto? Leone, che ben si addice all'esuberanza del pelo riccioluto e marrone rossiccio del nuovo cagnolino. Ora, i due barboncini sembrano coetanei, visto che Leone è cresciuto tantissimo, e anche l'amore di Aurora per i suoi pets è duplicato. In questo post condiviso con i fan, però, la dedica è tutta per Lilli, che ha voluto svegliare una delle padroncine proprio sul suo letto, come si vede dallo scatto di Auri. La posa, in realtà, è da vera diva, le orecchie sono elegantemente adagiate sulle lenzuola, come fosse una chioma al vento e lo sguardo fissa dritto in camera, tenero e molto profondo, con le sue adorabili zampette piegate all'ingiù. Un'immagine che scioglie subito i cuori di prima mattina, dopo la sveglia piuttosto gelida del lunedì. Aurora gira mondo, senza Lilli per tanto tempo. Le vacanze di Aurora Ramazzotti sono state piuttosto intense, una tira l'altra, un po' come una coppa piena di ciliegie. La sua cagnolina Lilli, per un po' di tempo, non ha visto la sua affezionata padroncina ma, come ogni fedelissimo amico a quattro zampe, ha aspettato con pazienza il suo ritorno. Dov'è stata Auri in ferie? Intanto, possiamo specificare con chi, Goffredo Cerza, il suo affascinante fidanzato che l'ha accompagnata tra mille avventure. Prima a Mykonos, dove i due si sono lanciati in corse ai 130 con una moto ad acqua, riuscendo addirittura a baciarsi contro vento, poi in Indonesia, dove hanno scoperto luoghi magici e fatto amicizia con gli animali del luogo. Quali? Le famose scimmie sacre, ovviamente, che hanno trovato nei due piccioncini due amici molto interessanti da osservare.